Allora, Walter Puscetto, qui nella contrada di Borgo, tra le tante novità anche la tua presenza finalmente in questa contrada. Sì, quest'anno monto per questa contrada, rientro dopo un po' di anni, stasera c'è questa festa, mi andava di venire a trovarli e sono venuto. Senti, recentemente nella Civetta a Siena, come raccontaci un attimino il palio e poi i prossimi appuntamenti, perché già c'è Bientina alle porte. E niente, io rientravo da un anno di squalifica che avevo preso nel 2003, nel 2013, e ho montato una civetta, un palio un po' difficile perché comunque anche altri colleghi miei sono rimasti a piedi, sono comunque riuscito a trovare la monta, ho montato e ora c'ho il 19 Bientina, poi c'ho vado a Asti il 25, c'è le corse del 25 Asti, poi monto il palio di Feltre e poi aspettiamo al 13. Siamo al 13 e vedremo cosa succede a Siena. È un palio molto complicato, c'è 9 rivali, è un palio molto burrascoso, però speriamo di trovare il posto per montare. Senti, torniamo qui nella contrada della Pinetina e le aspettative sono importanti per questa contrada. Sì, è una contrada dove se non sbaglio 4 anni che non vince, io non ho mai vinto, voglio vincere. Penso che, cioè non penso, sono convinto il mio interesse è loro. Ci siamo trovati, speriamo di coronare questo risultato. A Piancastagnaio hai sempre comunque sia lasciato un buon ricordo, hai bellissimi rapporti un po' con tutte le dirigenze. Sì, negli anni indietro ho montato in Voltaio, ho montato in Castello, poi sono stato assente, poi ho avuto un cavallo che ha vinto il palio l'anno scorso in Voltaia e quest'anno è nato questo rapporto con loro e sono contento, dai. Hai detto delle tue esperienze in Voltaia, proprio quando hai vinto il tuo cavallo, qui si corre con il puro sangue e tu ben sai di cosa significa, insomma, perché qui la pista è abbastanza pesante e la preparazione è importantissima. Sì, negli ultimi anni sono diventate tutte piste molto assomigliano, diciamo, all'ippodromo. Si è comprato un po' di cavalli e c'è un paio di cavalli che vanno bene. Ora è il momento di venire, là. Bocca al lupo, grazie Walter. Crippi, grazie.